In cosa consiste questo accordo? Questo accordo consiste nella stipula di una serie di regole di comportamento che i sindacalisti e i rappresentanti di Confindustria devono seguire nella redazione delle conciliazioni in sede sindacale. Quindi, che tipo di comportamenti? Il lavoratore e l'azienda che firmano un accordo transattivo col quale si chiude una vertenza devono essere informati adeguatamente su quali sono i loro diritti, su quali sono le altre vie per magari tutelare questi diritti, anche di tipo giudiziale, e solo una volta che queste persone sono adeguatamente informate e consapevoli della firma, di cosa comporta appunto l'accordo che si va a sottoscrivere, si può dare il seguito a una formale stipula della conciliazione. Magari la parola vertenze può far sembrare che ci sia un forte grado di litigiosità. La litigiosità non è così forte. Spesso ci sono delle situazioni da sistemare, definire nero su bianco, ma senza che a monte per forza ci sia un contenzioso. Talvolta c'è anche semplicemente da trasferire nero su bianco alcune regole di condotta e di comportamento fra l'azienda e il lavoratore, quindi si risolvono quotidianamente presso le nostre sedi. Già è da anni che questo tipo di sistema della conciliazione funziona, abbiamo solo voluto trasferire in una procedura scritta delle norme che già seguivamo prima, delle prassi consolidate, e questo però rafforza anche il nostro ruolo e la capacità di risolvere ogni forma di vertenza. Le aziende non sindacalizzate sono sempre di più. Voi riscontrate anche questo tra i vostri associati? Ma diciamo, ora noi rappresentiamo un settore che è quello dell'industria, dove c'è comunque una forte presenza di sindacati. Diciamo che le aziende, quelle un po' più di nuova costituzione, della new economy, del digitale, forse la presenza sindacale è un po' meno forte. Però è anche un fattore, penso, culturale. Ci sono oggi i giovani che attraverso altre forme, internet, eccetera, un po' si sentono comunque tutelati, anche perché comunque le aziende del settore vanno anche a caccia delle persone con una certa professionalità e quindi c'è un po' meno, sentito il bisogno, però devo dire che c'è sempre una forte presenza anche qui nel territorio, ovviamente con delle buone relazioni sindacali.